Siamo lodati Gesù e Maria. Cari amici, sta per partire questo video di questo ciclo di catechesi. Vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, spuntare la campanella per le notifiche e al termine del video, se il video vi piace, di mettere un bel like e una condivisione con qualcuno per diffonderlo se lo reputate opportuno per il bene di altre anime. Buona visione a tutti. Carissimi amici e amiche, bentornati a questa nuova puntata del ciclo di catechesi dedicata a Maria di Magdala. Per la verità, questa è la 35esima puntata e quasi certamente sarà la penultima, perché l'episodio che sentiremo oggi è il primo e l'ultimo. Prima del racconto della santa morte di Maria di Magdala, che è oltremodo toccante, commovente, e che è il capitolo immediatamente seguente a quello di oggi. Cala il sipario sulla vita di questa santa donna, sapete che già molti sono i veli che il Signore ha alzato per farcela conoscere un po'. Ci sono delle cose che restano evidentemente velate e altre che nostro Signore ci lascia intendere, ci lascia capire, no? Lo vedremo la prossima volta. Come è terminata la vita di Maria di Magdala? Cosa ha fatto dopo l'ascensione di Gesù? Una vita di penitenza. Penitenza estrema, severa, grave. E fino alla fine, questo lo possiamo tranquillamente dire fin da adesso. E quindi la sua eloquenza non cessa, ma è, se possibile, ancora più esplicita in come è morta rispetto a come è vissuta. O meglio, come sempre accade, si muore come si vive, si muore come si è vissuti. La morte è lo specchio di quello che siamo stati in questo mondo. Ogni giorno noi andiamo scrivendoci con quello che facciamo come sarà la nostra morte. Momento più importante della nostra esistenza, perché lì si decide il nostro destino eterno. Qui in questo mondo, amici cari, siamo di passaggio. Per alcuni il passaggio è molto veloce. Oggi un'altra anima, o meglio, oggi sono state celebrate le esequie, ma ha reso l'anima a Dio ieri. Un'altra anima a me molto cara, perché è una ragazza di 22 anni che ho avuto la grazia di fargli il catechismo e di educarla alla fede, in Poscresima di Borgo San Michele, dove ho trascorso 10 anni della mia esistenza. Ha terminato santamente il corso della sua vita terrena dopo una via crucis durata diversi anni a causa di un tumore. È una vicenda che, pur vedendomi adesso un pochino più distante, perché sono geograficamente lontano ed anche abbastanza lontano dall'ambiente di quello che fu quella parrocchia, però è stata una testimonianza oltremodo toccante, e non solo lei, ma la cosa bella è che anche la madre, una delle anime particolarmente care, una di quelle anime che quando tu vai in una parrocchia dici: vabbè, dunque. Questa è una delle non moltissime
per le quali forse la mia presenza e la mia azione qui non è stata del tutto inutile. E non si sa, ecco, perché capite, il dolore, la sofferenza e il dover fare il sacrificio della vita a 22 anni è tanta roba. Ma anche per una madre, dover offrire un figlio o una figlia in sacrificio sull'ara della volontà di Dio, è tantissima roba. E io ho sentito le parole di fede e di eroica e di rassegnazione eroica alla volontà di Dio della madre. Non era assolutamente previsto di raccontare questa cosa, ma l'occasione è stata, diciamo così, l'anteprima sulla morte di Maria di Magdala, che vedremo la prossima volta, perché c'è questo jump dall'episodio di oggi, che siamo ancora nei 40 giorni che seguono il tempo della risurrezione, prima dell'ascensione, si andrà direttamente alla contemplazione della morte. Ma ripeto, noi affronteremo e vivremo la morte nostra e di quella delle persone care in base alla nostra fede. La vita, amici cari, è una cosa molto seria, la vita terrena, perché con questi pochi anni che stiamo qui, noi ci giochiamo la nostra vita eterna, che dovrà essere una grande vita. Il mio amico Francesco, dopo che fu morto, dopo che morì, fu visto dalla compianta Natuzza Evola, un'amica della madre. La madre di Francesco non era come la madre di questa ragazza. La madre di Francesco qua accusò parecchio il colpo e era molto provata. E quando la portò da Natuzza, chiaramente la stava aspettando come faceva lei, disse: "Uè, ah, la madre di Francesco, quanto tempo ci hai messo, vedi? Stava aspettando. Io Francesco l'ho già visto tante volte. Lo vedo sempre vicino a Padre Pio e a San Francesco." Così disse. Siccome la mamma era un po' scettica, a un certo punto gliela cominciava a descrivere nei minimi particolari, perché si vede che Francesco si è presentato, quindi si è fatto vedere in una forma appunto tale, come era lui sulla terra. C'era i jeans, c'era sta maglietta bianca, e poi si è scoperto la schiena c'erano due grandi cicatrici con quei punti, e la madre gli ha preso un colpo, perché Francesco era stato operato ai calcoli e ai reni quando era piccolo. Come faceva Natuzza a sapere un particolare del genere, no? Perché il nostro Signore ci dà sempre dei segnali. Disse San Francesco, dice, ma è scappato San Francesco, perché secondo Natuzza si può dire San Francesco anche se non c'è stato un processo di canonizzazione. Dice Francesco è andato diretto in paradiso perché si è fatto il purgatorio sulla terra. Capite, amici, che chance è la sofferenza, no? Pensate se questo ragazzo si fosse ribellato, come umanamente comprensibile, no? Ci sarebbe stata un'altra storia, dice. Francesco è andato in cielo, lo vedo sempre in mezzo a Padre Pio e a San Francesco. È felice. Non vorrebbe vedere la mamma piangere e disperarsi in questo modo, perché sì, il dolore va bene, ma i cristiani non possono soffrire come se fossero senza speranza. E lui ha già ricevuto la sua missione, che è quella di pregare per i suoi amici sacerdoti. Io allora non avevo evidentemente neanche preso perfettamente coscienza io della vocazione, ma evidentemente non avevo parlato ancora a nessuno. Francesco è morto nel 93, sono pronto ad inseminare nel 96, è stata una fatica non indifferente. L'altro amico, che è padre Fabio Catenacci, adesso è frate minore, io e Fabio andavamo tutti i giorni, gli ultimi 2 mesi di vita, all'ospedale dove
ha terminato al San Camillo di Roma, dove ha terminato il corso della sua vita terrena, Francesco. Fabio prese coscienza della vocazione molto tempo dopo. Dopo la morte di Francesco si fidanzò, lui non aveva avuto una storia molto impegnativa come me. Sembrava che si dovesse sposare, dopodiché nel 2000 io ero in seminario, mi arriva una bella letterina, dice: Leonate, devo parlare. Io appena lessi la lettera dico: ma non è che niente, niente, Fabio ci avesse capito qualcosa 7 anni dopo. E infatti, cioè, appena viene la latina, dove ti devo parlare? Dico: eccomi, fa, dimmi che è successo. Mi sono lasciato. Dico: sì, e come mai? No, sai, così, così, colà, io mi sa che mi faccio frate. E adesso è felicemente sacerdote e frate minore. Ha già ricevuto la sua missione di pregare per i suoi figli, per i suoi amici sacerdoti. Peraltro noi siamo i frutti del suo sacrificio, è la verità questo qui. Cioè, racconto queste cose al fine di edificare, perché per soffrire in quel modo, figlioli miei cari, ci vuole la fede. Diciamo, l'occasione contingente che mi mossi, ero fidanzatissimo, insomma, quasi laureato, quindi da sempre desideravo una vita matrimoniale, quindi l'ho sempre desiderata, sognata. Fu che io, vedendo come soffre, come muore. Francesco è morto il giorno del suo 23° compleanno, proprio il giorno del compleanno, il 3 maggio del 93. Io feci un pensiero molto semplice, dico: ah, questa è la fede. Questa è la fede. Mi fa piacere. Se questa è la fede, io darò la mia vita perché altri possano riscoprire la fede e avere una fede simile a questa. Perché la fede, figlioli miei cari, non è vado a messa ogni quando mi ricordo, accendo qualche cero qualche tanto, mi trovo in difficoltà e faccio 3 preghiere perché ne posso far meno, mo c'ho sto problema. D'accordo? No. Queste sono caricature. Nemmeno quelle dei cosiddetti cristiani adulti, quelli che se la vogliono reinventare la fede, che si pensano che gli intelligentoni che hanno capito tutto. Sono nati soltanto negli ultimi 60 anni, infatti abbiamo visto i grandi fenomeni che ci stanno in giro. La fede è un'altra cosa, figlioli miei cari. E io per quella fede sono felicissimo di aver dato la vita, lo rifarei 100 miliardi di volte. Sono tante le croci che si devono affrontare, benissimo. Sono tante anche le gioie infinite che il Signore riserva. Come per ogni cristiano. La vita di ogni cristiano è una vita bellissima. Bellissima nel senso che ci sono una caterva di croci. Quindi, e a volte proprio delle sofferenze veramente acute, forti. Però stanno anche grazie e gioie immense. Qui il pacchetto si deve comprare, sì, il bundle bisogna prenderlo completo, eh. Solo che le sofferenze in cielo si trasformano in gloria. Tutto qui. Va bene, ho già chiacchierato troppo, adesso cediamo la parola al racconto di oggi. Ha raccolto il sangue sul Calvario e ha anticipato il sacramento dell'unzione. Visto affacciarsi su Instagram una persona particolarmente cara, capirà. La saluto di vero cuore. Sei ancora collegato, se non si è affacciato soltanto per un istante. La saluto di vero cuore.
Ok. Nei 40 giorni che intercorrono tra la risurrezione e l'ascensione al cielo, il risorto fortifica gli apostoli e li istruisce. Li fortifica mandandoli a Getsemani sul Golgota. La strada ormai è in penombra, la luna agli ultimi suoi giorni si leva tardi e perciò il crepuscolo si incupisce sveltamente. Il silenzio è assoluto. Non un rumore, né una voce umana. E nel silenzio il gorgoglio del Cedron regna solo. Cosicché quando la voce di Gesù risuona, li fa sobbalzare come fosse un suono di spavento. Mentre è così dolce mentre dice: "Che fate in questo luogo? Io vi attendevo fra gli ulivi. A che state a contemplare delle cose morte quando vi attende la vita? Venite con me." Infatti si sono fermati a fissare una larga macchia di sangue sul muro di una casa. "Non è mio sangue, no," dice Gesù. Eppure ne ho perduto tanto, anche su questa via. Ma i passi dei nemici lo hanno sparso, mescolato alla polvere e alle lordure, e la pioggia lo ha portato disciolto giù fra gli strati della polvere. Ma ce n'è tanto visibile ancora, perché ne è fluito tanto che passi e acqua non potranno cancellarlo facilmente. Vi andremo insieme e vedrete il mio sangue sparso per voi. Dove? Dove vuole andare? Al luogo del suo pianto, al pretorio, si chiedono. Gesù che avanti si volta e dice: "Al Golgota. Là vi è tanto del mio sangue che la polvere è simile a duro minerale ferroso. E c'è chi vi ha preceduti. Ma è luogo immondo," grida Bartolomeo. Gesù ha un sorriso di compatimento e risponde: "Ogni luogo di Gerusalemme è immondo dopo l'atroce peccato. Eppure voi non ne avete altro disagio a starvi fuorché quello della paura della folla." Guardate, proprio, vedete che gli apostoli ancora hanno un po' di cammino da fare per giustificare questa affermazione, luogo immondo. "Vi sono morti sempre i ladroni." Presumibilmente è, non vorrei adesso offenderlo, è Bartolomeo che ribatte a Gesù. E Gesù dice: "Io vi sono morto. Per sempre l'ho santificato. In verità vi dico che sino alla fine dei secoli non vi sarà luogo più santo di quello, e trarranno le folle di tutta la terra e di tutte le epoche a baciare quella polvere. E già vi è chi vi ha preceduti, senza temere gli scherni e le vendette e senza temere di contaminarsi. Eppure chi vi ha preceduti aveva doppia ragione di temere questo." "Chi è, Signore?" chiede Giovanni, al quale Pietro stuzzica col gomito il fianco perché chieda. "Maria di Lazzaro." Abbiamo capito tutti, no? Quindi Maria di Lazzaro che era già tornata sul Calvario. E sentiamo cosa dice Gesù: "Come ha raccolto i fiori calpestati dai miei piedi mentre entravo avanti la Pasqua nella sua casa, ricordo di Letizia che ha distribuito alle compagne." Capito che aveva fatto? Gesù per raggiungere la casa aveva camminato, no? Quindi aveva lasciato delle impronte, aveva calpestato dei fiori. Li è andati tutti quanti a raccogliere. Gesti tipici degli innamorati. "Ricordo di Letizia che ha distribuito alle compagne, così ora ha saputo salire al Calvario con le sue mani,
scavare la terra dura del mio sangue e scendere col suo carico e deporlo in grembo a mia madre. La terra intrisa del sangue di Gesù, scavata con le mani. Ah, guardate, io proprio standing ovation a Maria di Magdala. Non ha temuto ed era conosciuto come la peccatrice e come la discepola. Né chi ha accolto in grembo quel terriccio del luogo del teschio ha creduto di contaminarsi. Tutto ha annullato il mio sangue. E santa è la zolla dove esso è caduto. Domani avanti sesta voi salirete al Golgota, io vi raggiungerò, ma chi vuole vedere il mio sangue, eccolo, addita la spalletta del ponticello del Cedron. Qui la mia bocca percosse e sangue ne uscì. Non aveva detto che parole sante la mia bocca e parole d'amore. Perché allora fu percossa? Né ci fu chi la medicò con un bacio. Bene, il Signore ci dice questa cosa. Noi, oggi è giovedì del mese di giugno, il giorno delle ore sante, al termine di questa catechesi, invito tutti quelli che possono a fare questo regalino a Gesù. Un'ora con Lui. Un bel bacio d'amore, di riparazione. Cadde su quel ponticello del Cedron, si racconta negli scritti di e si è spaccato la faccia. La bocca in particolare. La bocca santa che aveva detto parole sante e d'amore. C'è un intermezzo, in corsivo qui c'è una spiegazione della, appunto dell'intermezzo. Gesù istruisce soprattutto sul futuro e sulla Chiesa. Un giorno, dopo averli convocati su un monte, parla a loro dei sacramenti, spiegandone la ragione e illustrandoli ad uno. Ad un certo punto dice: avete visto Maria di Lazzaro ungere le mie membra nella cena del sabato a Betania. Vi ho detto allora, ella mi ha preparato per la sepoltura. In verità ella lo ha fatto. Non per la sepoltura, perché ella credeva ancora lontano quel dolore, ma per purificare e imbalsamare le mie membra da tutte le impurità della via, perché salissi profumato d'olio al balsamico trono. La vita dell'uomo è una via. Guardate, adesso qui è incredibile. Con gli occhi sto andando avanti. Io non avevo neanche letto questa sera, non ho avuto tempo, il brano da commentare. Adesso Gesù riprenderà le cose che ho detto io all'inizio parlando della morte. Insomma, ascoltiamo. La vita dell'uomo è una via, l'entrata dell'uomo nell'altra vita dovrebbe essere entrata nel regno. Capito che ci stiamo a fare? Noi cristiani viviamo la vita terrena come una via. Ogni giorno che noi stiamo qui guadagniamoci un altro pezzo di paradiso, se vogliamo fare persone intelligenti. Ogni re è unto e profumato prima di ascendere al suo trono e mostrarsi al suo popolo. Anche il cristiano è un figlio di re che percorre la sua via diretto al regno dove il padre lo chiama. Noi siamo figli di re, capito? Le porcherie, le schifezze che fanno adesso i mondani
senza Dio, ma a noi ci fanno vomitare, neanche ci pensiamo. Non ci andiamo ad abbassare, a degradare. La morte del cristiano non è che l'entrata nel regno per ascendere sul trono che il Padre gli ha preparato. Non è spaventosa la morte per colui che non teme Dio, sapendosi nella sua grazia, ma per colui che deve salire sul trono. Sia purificata da ogni detrito la veste, perché si serbi bella per la risurrezione, e sia purificato lo spirito, perché splenda sul trono che il Padre gli ha preparato. Per apparire nella dignità che a figlio di sì gran re si conviene. Capito chi siamo noi? Figlio di sì gran re, purificata da ogni detrito la veste, purificato lo spirito. Abbiamo dei troni preparati in paradiso, troni. Troni. E abbiamo una dignità che a figli di sì gran re si conviene. Domani è la festa di San Luigi Gonzaga. Ah, andatevi a leggere le biografie. Uno dei campioni assoluti della purezza e della verginità. Uno dei modi con cui si conserva la dignità regale è evidentemente sputare sopra con tutto proprio il disprezzo possibile e immaginabile su ogni forma di impurità. Non tutti sono chiamati a mantenere la verginità. E Dio benedica e siano sempre benedetti i matrimoni santi. Ma tutti sono chiamati a essere puri e casti, compresi gli sposi. Gli sposi che vivono da marito e moglie, ok, non gli sposi che vivono come Giuseppe e Maria. Non almeno prima che termini l'età feconda, insomma. Noi non ci degradiamo. Ogni peccato è una degradazione. Quei peccati poi, lussuria e affini, anche la gola, veramente. Pensate a una persona subriaca, degradato, no? Una persona che mangia, una persona che diventa obesa. Si è degradata, si è oltretutto, no? Diventa brutta. Diventa brutta e anche è una degradazione, no? Noi mangiamo per vivere, non viviamo per mangiare. Se c'è una cosa buona, okay, ne ringraziamo il Signore. San Luigi Gonzaga era un altro di quelli che da 3 digiuni a settimana. Abbiamo parlato in qualche catechesi nei giorni scorsi, insomma, dell'importanza del digiuno. Il digiuno è anche un modo con cui noi teniamo a freno le pazzie della gola. Stasera durante l'Ora Santa c'era la prima lettera di San Paolo a Timoteo. San Paolo che esorta il vescovo dice: bevi anche un po' di vino perché non stai tanto bene, non bere soltanto acqua, no? Però quindi si può bere un po' di vino. Anche lì è sempre bene, non sempre. La virtù cardinale della temperanza, cioè io conosco gente che beve il vino ogni tanto, non tutti i giorni. Perché tutti i giorni non lo bevo tutti i giorni perché non mi voglio prendere l'abitudine.
Ogni tanto. È una cosa buona che il Signore ci ha donato, sì, ma siccome non aveva inebriante, quindi con moderazione ogni tanto. Ecco il figlio del re. Il vanaglorioso è un degradato, è ridicolo. Una persona che non rende a Dio il culto che gli è dovuto, frequentando devotamente e santamente il luogo sacro, non vergognandosi assolutamente di rendere mai in ogni luogo i gesti di onore anche esterni che sono dovuti al Signore, è un figlio di re. È un figlio di re. Splenda sul trono che il padre gli ha preparato per apparire nella dignità che a figlio di Sigan re si conviene. E spiega Gesù: accrescimento della grazia, cancellazione dei peccati di cui l'uomo abbia pieno pentimento, suscitatrice di ardente anelito al bene, datrice di forza per il combattimento supremo, sia l'unzione data ai morenti cristiani, anzi ai nascenti cristiani. Perché in verità vi dico che chi muore nel Signore nasce alla vita eterna. Una volta i cristiani chiamavano il giorno della morte dies natalis. I santi, perché domani è la festa di San Luigi Gonzaga? Perché San Luigi Gonzaga è morto il 21 di giugno, non è nato il 21 di giugno. La data della morte, ma per un cristiano vero, non come oggi che dicono che è volata al cielo, è volata al cielo l'anima di, che ne so, di mio padre, è volata al cielo. Magari uno che mai messo piede in chiesa, bestemmiatore, che ne so, ha sfasciato la famiglia, via con una, è volata al cielo. Preghiamo che si sia pentito in punto di morte e che il Signore abbia trovato il modo per fargli arrivare un po' di misericordia, ma volata al cielo non si può dire per una persona così, no? Ma queste non sono cose che un cristiano dovrebbe fare. Un cristiano non campa così, non le fa queste cose. I peccati non si fanno e si possono non fare, eh? Non pensiate che, ma siamo peccatori, l'ho già detto tante volte in tante catechesi. Certo che siamo peccatori, ma c'è una doppia accezione dell'essere peccatore. Una ci appartiene e purtroppo ci possiamo fare entro certi limiti qualcosa, ma un'altra non ci appartiene manco per niente. Tanto è vero che San Giovanni scrive nelle sue lettere: chiunque è nato da Dio non pecca, chi pecca non l'ha mai visto e conosciuto. Dice: ah, come che non pecca? Ma noi diciamo all'inizio di ogni messa: ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni. Allora che contraddice San Giovanni? No, non contraddice. Perché come diceva il buon San Tommaso d'Aquino, il principio di non contraddizione è violato quando una cosa si afferma e si nega nello stesso tempo e sotto lo stesso aspetto. Allora, di quale peccato parla San Giovanni? Parla del peccato con la P maiuscola, cioè del peccato commesso ad occhi aperti, specie su materia grave. Quello non esiste per un figlio di Dio. E nemmeno su materia lieve dovrebbe esistere se è un vero figlio di Dio. Quindi il peccato volontario, in senso stretto. Ma purtroppo noi dalla mattina alla sera ne facciamo tanti che manco sappiamo di farli, perché non sappiamo riconoscerli. Pure io, sicuramente al 100%. Altri dipendono dai nostri difetti. Ti casca una cosa per terra e ti scappa quella piccola. Mo, dico di come si possa dire: mannaggia la miseria, non è la fine del mondo, no? Cioè, era meglio dire lode al Signore, offriamo questa piccola mortificazione, facciamo un atto di pazienza. Te cose, quante ce ne abbiamo?
se sa, no? Noi siamo peccatori in questo senso. Per questo ci andiamo a confessare tutte le altre settimane. Ma questi peccati. E poi hai sentito tutte queste cose, accrescimento della grazia, cancellazione dei peccati di cui l'uomo abbia pieno pentimento, suscitatrice di ardente merito al bene, datrice di forza per il combattimento supremo, sia l'unzione data ai morenti cristiani. L'olio santo, io l'ho raccontato infinite volte, dopo uno diventa monotono, cioè, chi mi conosce cambierà canale perché si stancherà, no? L'olio santo non ho notato quasi mai, rarissimissimi casi, la stragrande maggioranza dei funerali celebrati a gente a Napoli dicono morto come un cane, come un cane, come se non fosse un figlio di Dio, ma purtroppo in molti casi non c'era stata una vita da figli di Dio, salvo il fatto che uno era battezzato, comunicato e cresimato. Spesso, non sempre, di questi tempi sposato in chiesa e poi basta, finito. E chi ti chiama da l'olio santo? Chi sente il bisogno dell'olio santo? Quasi nessuno, eppure guardate gli effetti. Accrescimento della grazia, cancellazione dei peccati di cui l'uomo abbia pieno pentimento, suscitatrice di ardente anelito al bene, datrice di forza per il combattimento supremo. Questa è l'unzione. Questa è l'unzione. Ardente anelito al bene. Al momento della nostra morte, diciamo sempre nell'Ave Maria, prega, prega per noi adesso nell'ora della nostra morte. Io sognerei, chissà se il Signore lo concederà, e chissà se questo sogno lo possiamo condividere. Nel momento della morte sognerei dire: Signore mio, abbi pietà e misericordia di me. Se guardi, se consideri le colpe, c'è il Salmo 129, Signore, chi potrà sussistere? Ma presso di te è il perdono. Mi appresta la morte con questi sentimenti coesistenti. Da un lato, io non sono degno neanche di alzare lo sguardo e di vederti da lontano. Dall'altro non vedo l'ora di sciogliere sta cosa e di farla finita. Di andare a consumare il fine per cui sono stato creato e per cui sono vissuto. Fa un po' tu. Ecco. A me sta bene pure l'ultimo posto, anzi, pure dopo il giudizio universale, però... qualche modo, arrivarci in qualche modo. Anche per questa è una valle di lacrime, figlioli miei cari. Però, per carità, stiamo qui a servire il Signore fino a quando Lui vuole, volentieri e con tanta gioia. Fossero pure 200 anni, Io per me sarebbe una croce, quindi, però c'è gente che vorrebbe campare fino a 100 anni. Io personalmente, se potessi avere un desiderio, una volontà mia, non sarei così entusiasta, siccome meglio non averli e rassegnarsi e adeguarsi a quello che Dio vuole, anche 200. Facciamo così come li facciamo prima. Allora, vedete l'unzione, sta parlando dell'unzione di Maria di Magdala, perché dice: ripetete il gesto di Maria sulle membra degli eletti e nessuno lo reputi indegno di lui. Quindi io ho accettato quell'olio balsamico da una donna. Ogni cristiano se ne tenga onorato come di una grazia suprema da parte della Chiesa di cui è figlio e lo accetti dal sacerdote per detergersi delle ultime macchie. Tra parentesi, l'unzione è il sacramento che si dà ai morenti. Io non so, adesso da un lato
I morenti non ricevono quasi mai. Dall'altro, le cose che ho sentito, gente che si è presa l'unzione perché c'era l'influenza. Oppure qualche vescovo è intervenuto, non mi ricordo se anche da queste parti, perché il giorno della Madonna, della Madonna di Lourdes, no? Che è la giornata mondiale dei malati, che te vanno a fare, fanno la celebrazione dell'unzione in chiesa. E quindi vanno a piazza l'olio santo. Tutti quelli che sono andati a messa, pure se c'hanno niente, vabbè, tanto muovo io. Guardate che veramente. Io credo, lo dico con tanta sofferenza, oggi ho messo un post su Telegram, Caruccio del Santo Cura Votarsi, lo dico con tanta sofferenza, ma lo devo dire, che il diavolo si fa tante di quelle risate, ma proprio io credo che gli sta a scoppiare la panza. Le irrisioni continue, cioè non pigliano l'olio santo quelli che ce l'hanno bisogno, che stanno a morire, e lo pigliano quelli che c'hanno niente perché siamo nati alla giornata del malato. E che fai, dà l'olio santo a tutti che io non lo pio. E ogni sacerdote sia lieto di fare l'atto d'amore di Maria verso il Cristo venato sul corpo del morente fratello. Ma magari te lo facessero fare? Non te lo fanno fare? In verità vi dico che ciò che non avete allora fatto a me lasciando che una donna vi superasse e ora vi pensate con tanto dolore, potete farlo in futuro. E per tante volte quanto con amore vi curverete su uno che muore per preparare un incontro con Dio. Stasera stiamo in vena di racconti. Io sempre a Borgo San Michele, per la verità, ho visto morire santamente una donna, posso pure dire il nome, sono molto tentato, diciamo soltanto il nome, non il cognome, si chiamava Giuliana. L'ho proprio accompagnata per mano. Questa era un'altra che aveva fatto un cammino veramente impressionante. Confessioni generali, viatico, unzioni in lacrime. Si è tenuta al crocifisso, gli ho dato il crocifisso, si è baciata al crocifisso fino al momento della morte e non vedeva l'ora. Anche lei un tumore. Non era una ragazzina, ma non era neanche un ottantenne, novantenne. E per me è stata una gioia. E questa ci credeva, non vedeva l'ora di andare a incontrare il Signore. Ho raccontato ai figli che i baci che ha dato a quel crocifisso ha consumato prima che morisse. Noi moriamo così, non disperati o impauriti. Noi sono nei mendichi, dice Gesù, e nei morenti, nei pellegrini, negli orfani, nelle vedove. Nei prigionieri, in chi ha fame, sete o freddo, in chi è addolorato o stanco. Io sono in tutte le membra del mistico mio corpo, che è l'unione dei miei fedeli. Amatemi in essi e riparerete al vostro disamore di tante volte, dandomi tanta gioia e dandovi tanta gloria. Ci parlano gli apostoli che non hanno fatto quello che dovevano quando era ora. E sono stati superati da chi? Da Maria di Magdala. Sappiamo essere l'apostola degli apostoli. Però almeno loro sono sacerdoti, quindi possono portare l'unzione ai malati, ai morenti. Sempre quando i morenti glieli
E le chiedo. Quindi abbiamo quest'ultimo episodio di nuovo, questo elogio di Maria di Magdala, l'unica a compiere dei gesti di amore prima che Gesù morisse, la prima a compiere il grande gesto di amore, andare ad adorare il sangue versato e prenderne un po' scavando con le mani dopo la morte di Gesù sul Calvario. E peraltro anche superando tutte quante, perché noi non ci rendiamo conto di quello che dice Bartolomeo, eh? Il luogo dove c'erano i morti, per carità, scandalo, non ci si può avvicinare, quello è un luogo, quello è un posto contaminato. Vedete la luce dell'amore contaminato, ma ci ha versato il sangue nostro Signore contaminato di che? Casomai santificato. Maria di Magdala c'era arrivata. Bartolomeo, uno degli apostoli, ancora no. Bene, amici, la prossima volta sarà una grande puntata. Seguiremo e accompagneremo Maria di Magdala. Vedremo dopo questa preparazione la sua morte, la sua santa morte, e poi il bellissimo congedo di Gesù, che Maria Valtorta dirà, dico, leggo una frase, così facciamo un invito alla prossima puntata. Anime che temete, imparate a non temere di me, leggendo la vita di Maria di Magdala, e anime che amate, imparate da lei ad amare con serafico ardore. Sarà parte della conclusione della prossima, l'ultima puntata. Intanto ci aggiorniamo ad essa, perché Dio vi benedica e la Santa Vergine vi protegga. Laudentur, Jesus et Maria.